Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video mettete un bel like. Ma questo lo potete fare anche ora durante la sigla. Ci vediamo dopo. Artlist.io. Ok ragazzi, eccoci qua. Oggi volevo parlarvi della sostituzione, per quanto riguarda il cinebasto, la sostituzione della scheda elettronica e del display. Per quale motivo faccio questa sostituzione? Perché praticamente, avendo visto che effettivamente già sono due volte che il bruciatore si imbratta e sono costretto a pulirlo, ho visto che online, diciamo, sulla rete, su Facebook e sui social si trovano alcune soluzioni, tra cui un gruppo molto conosciuto che lo trovate su Facebook, si chiama Impostazione Parametri Bruciatore a Gasolio. E ci sono, diciamo, chi gestisce questa pagina è molto competente, ha fatto tantissime varianti. Non come il gruppo precedente del quale facevo parte, che era sempre relativo ai bruciatori a gasolio, ma erano pessimi, ma proprio pessimi, davano dei consigli assurdi, infatti ci ho anche bisticciato e sono uscito. Questo gruppo invece sono molto in gamba e sono molto bravi, quindi ho preso spunto da loro, perché se andate sulla pagina c'è il signor Luigi, lo nomino perché penso che vi faccio cosa gradita in quanto è una persona secondo me competente, che vi può dare anche delucidazioni su quelle che sono le impostazioni dei vostri bruciatori a gasolio, del vostro cinebasto. Detto questo, non andate a cambiare i parametri dei vostri bruciatori se non sapete quello che fate. Fatevi aiutare da qualcuno che magari, se proprio non avete manualità per niente, non entrate nelle impostazioni e magari chiamate qualcuno che è un po' pratico di queste cose e vi darà dei consigli. Quindi detto questo, è possibile andare nella pagina dei parametri e impostare la carburazione tra aria e gasolio, cosa che invece con il mio display non era possibile fare. E la funzione montagna, che era, diciamo, possibile impostare dal display, l'unica funzione che era possibile impostare dal display, ovviamente non funzionava, perché l'ho provata, non aumentava nulla, diminuiva un pochino il gasolio, ma effettivamente non dava una soluzione, anzi secondo me quando andavo in montagna, tanto è che mi si è imbrattato mentre stavo in montagna. Quindi in questo video vedremo la sostituzione della scheda elettronica, vedremo la sostituzione del display, una base su come funziona la programmazione di questo display, e sostituirò anche, come avevo già detto in alcuni video fa, la pompa del gasolio, perché avevo acquistato tempo fa la pompa silenziata, nel mio caso una pompa da 22 perché è un finto 8 kW, quindi è un 5 kW, una pompa da 22 e andremo ad installare anche questa pompa. Quindi non vi perdete questo video, guardatelo fino in fondo e soprattutto, se vi piace, iscrivetevi al canale. Andiamo a vedere intanto l'installazione del display e l'installazione della scheda madre. Andiamo ad aprire solamente la scocca, quindi è un lavoro veramente di un attimo se lo avete installato internamente. Se lo avete esternamente come me è un po' più complicato, perché dovrete andare a staccare tutto il dispositivo e rimetterlo. È più quello il lavoro che quello di sostituire la centralina. Una volta fatto questo, andremo a rimuovere questa centralina qua con un calcio della croce. Io in questo caso ho disponibile l'avvitatore e vado con l'avvitatore. A questo punto la scheda è praticamente sganciata. Ci sono due gancettini qua avanti da chiudere e sfilare, e praticamente viene via tutta la scheda. Andiamo a staccare i fili, vediamo che sotto ci sono
non so se si vede bene, sotto ci sono dei cavi che sono praticamente, come dicevo nel video scorso, abbiamo fatto la manutenzione, quindi ho cambiato tutte le guarnizioni e abbiamo rismontato il bruciatore totalmente rimontato. Ci sono i cavi praticamente della termocoppia, della candeletta, diciamo termocoppia del sensore termico della candeletta e del motore della ventola. Quindi andiamo a vedere di staccare i due fili verdi, praticamente sono il sensore termico, la candeletta ce l'abbiamo qua e poi abbiamo il contatto della ventola. Ricordiamoci che in questo caso la ventola ha il connettore a destra e il sensore è il connettore a sinistra. Andiamo a togliere, sfiliamo tutto e possiamo vedere che praticamente questa è la tipica scheda bloccata e questa esteticamente è la scheda sbloccata. Sono tutte così, quindi non è che potete trovarla una dei modelli una ad un'altra. Tecnicamente, quando vedete una scheda così è bloccata, così è sbloccata. Quindi qua possiamo andare a cambiare i nostri parametri e qua no. Andiamo a sostituirlo, quindi è semplicissimo, il connettore è identico, come vedete. Andiamo soltanto a inserire la scheda al posto di questa. Vedo già che il cavo potrebbe essere leggermente più corto. Vediamolo, speriamo di no. Il cavo è anche lungo identico. Andiamo ad effettuare i collegamenti. Come vediamo, la scheda nuova ha dei pin differenti. Lo vediamo insieme, cioè praticamente è identica, ma ha i contatti numericamente differenti. Qua abbiamo un contatto da 4 posti in quella, diciamo, bloccata e due contatti identici da tre contatti, diciamo, innesto. Invece di qua ci troviamo un contatto a 4 posti che è lo stesso di qua, quindi è la candeletta. Qui abbiamo questo a 2 è il termostato e questo invece a 3 è la ventola. Quindi andiamo a ricollegare tutto come deve essere. Il termostato è a 2, quindi inseriamo solamente i pin con cui sono corrispettivi i fili, in questa maniera, i pin estremi, diciamo. Quindi fanno contatto i due verdi sui dentini. Nella stessa maniera andiamo ad inserire la candeletta in quella a 4, l'unico a 4, e la fan in questa a 3. Non facciamo altro che andare a richiudere tutto, semplicemente. Fatto questo, andiamo a vedere però una cosa importante che proviamo a girare la ventolina del fan per vedere che non strusci addosso alla plastica della centralina. Se dovessimo riscontrare dei rumori, possiamo spostare leggermente forzando, allentiamo la vite e spostiamo tutta la centralina indietro in modo che non ci faccia rumore la ventola girando. A questo punto praticamente abbiamo finito, andiamo a richiudere tutto e montiamo la tastiera. Sostituiamo, diciamo, la tastiera. Andiamo a rimontare il biscottino. Allora, ragazzi, ho appena finito di installare il bruciatore, ora andremo a mettere il tastierino interno, ma visto che ho comprato la pompa questa un pochino più silenziata. Questo è il modello da 22, cioè 16-22, questa è relativa al 5 kW. La danno per 1,5, ma sarebbe opportuno questa da 22 metterla sul 5 o l'8, che 8 non è, ma diciamo su 5, e quella da 16 sul 2 kW. Però so che alcuni hanno fatto la prova anche con questa da 22 sul 2 kW e funziona, quindi. E ora ci faremo delle prove. La pompettina è questa qua. Questa è quella un pochino più silenziata. Questa pompettina probabilmente è più lunga di quella che io ho in dotazione, che è quella originale. Questa
Quindi vedrò se nell'alloggiamento che io avevo previsto ci va bene, se no per ora non la metterò perché non mi va di lasciarla fuori all'esterno, ma ce l'ho inglobata in una scatola di derivazione che vedendola a occhio mi sembra più lunga di quella che avevo installato. Non so se mi ci entra la metto, se no non ce la installerò per ora. Artlist.io. Vediamo a distanza di 2 anni come è la situazione qua dentro. Allora, questa è la pompetta originale, quindi adesso andiamo a sostituire. Ci dovrebbe entrare, in realtà. Artlist.io. Andiamo ad inserire la nuova pompetta. Music licensing reimagined. Ok, anche questa è sostituita, come vedete c'è entrata perfettamente, quindi presumo che la lunghezza siano praticamente identiche. Vediamo un po', facciamo un paragone. Sì, sono praticamente quasi identiche, via, questa è leggermente più lunga. Come vedete anche dietro il coperchio della scatola ho messo il coibentante, solo più che altro per evitare vibrazioni sulla plastica. Questa è perfettamente installata, chiudiamo. Artlist.io. Ora andremo a sostituire praticamente questo tastierino qua, che era quello bloccato, con questo qua che è quello della centralina sbloccata. In realtà sono le dimensioni identiche, quindi lascerò il supporto originale e andrò a sostituire solamente il display, questo qua. Nel mio caso, per fare questo, dovrò comunque tagliare il filo perché il foro l'avevo fatto passante, lo avevo già fatto nell'altra installazione, quindi adesso taglierò i fili e li collegherò di là. Andrò a sostituire questo. Ok, eccoci qua. Adesso ho appena installato il nuovo display. Vedete già la differenza con quello precedente. Quindi questo display permette di cambiare sostanzialmente i parametri a differenza dell'altro. Ora andiamo a vedere a grandi linee, diciamo, come si programma diciamo, la stragrande maggioranza delle funzioni, quelle un pochino più, diciamo, utilizzabili. Se non avete l'antennina visualizzata è perché ancora dovete accoppiare il telecomando. Per accoppiare un telecomando è semplicissimo: tenete premuto il pulsantino con la freccia in alto, vi appare HFA. A questo punto basta, diciamo, trasmettere con il telecomando e farà automaticamente l'acquisizione. A questo punto andiamo a vedere invece le funzioni, quelle principali. Con il tasto rotellina andiamo a cambiare subito l'ora, ma non fa solo quello, fa una sorta di giro dove puoi anche attivare o disattivare l'accensione automatica. Adesso faremo una cosa proprio veloce. Clicchiamo una volta, andiamo ad impostare l'ora per mezzo delle freccettine, quindi se noi spostiamo l'ora in su o in giù, vedete che aumenta o diminuisce, diciamo, la numerazione. Ci spostiamo con il tasto ok e andiamo a cambiare praticamente l'orario. Ora lo aggiornerò, mettiamo 37. Una volta fatto questo, continuiamo con il tasto set.
E ci spostiamo, vediamo che c'ha la sveglia. Quindi qua lui vi dice che fa l'autospegnimento in off o in on, o accende o spegne all'orario che noi andiamo ad impostare direttamente qua sempre con le freccettine. Vedete? Aumentando, spegnendo, diciamo, aumento o diminuisce la funzione. Ora è venuto il blocchettino perché qua dovremmo andare ad inserire il codice. Ora il codice, quello che dicevo prima, bisogna starci un attimino attenti perché bisogna sapere quello che facciamo. Abbiamo dei parametri già impostati, però io magari un consiglio di andare a verificare questi parametri perché effettivamente spesso e volentieri ho notato anche sui social, ho visto tubi incandescenti degli scarichi, quindi andrei comunque a verificare effettivamente i parametri aria Hertz che sarebbero. Diciamo quanto pompa la pompettina di gasolio e quanto circola aria, quindi la combustione tra aria e gasolio. Andiamo a fare il giro, vediamo che ci troviamo in questa situazione. Qui andiamo a selezionare il codice 1 6 A questo punto ci troviamo nel menu. Questo menu praticamente è il range di lavoro che noi diamo al nostro bruciatore, quindi lo facciamo partire nel mio caso da 1.1 o possiamo farlo partire da 1.2 o possiamo farlo partire da 1.3. Io lo metterò a 1.1 perché probabilmente al minimo lo lascerò a questa, diciamo, a questa potenza. Confermiamo con ok. E diciamo invece quanto è il massimo che deve raggiungere. Io lo lascio a 4 perché comunque lo utilizzerò anche in montagna, quindi non lo farò salire troppo di temperatura. Lo lascerò tra 1 e 1 e 4. Confermiamo. Dopo un pochino, ovviamente, come vedete, esce dalla programmazione e noi rientriamo. Andiamo a rifare la procedura. Ci troviamo nuovamente qua. A questo punto, una volta che abbiamo impostato il range di lavoro, quindi da 1.1 a 4, andiamo con il tastino sopra e andiamo ad impostare quanti giri minimi dovrà fare il nostro bruciatore. Io adesso l'ho impostato a 1.700 minimo e quanti giri massimi dovrà fare il nostro bruciatore. Io l'ho impostato a 5.000. Quindi, diciamo, questi sono i parametri che ho messo io, sono dei parametri che poi se andate su un famoso gruppo Facebook chiamato Parametri Bruciatore a Gasolio, sono molto competenti e lì vi sapranno anche aiutare se volete andare a modificare alcuni parametri, personalizzarli. La cosa importante è non andate a modificare questi parametri se non avete la più pallida idea di quello che state facendo, magari affidatevi a qualcuno perché comunque io un controllo sui parametri con questa procedura lo farei per essere sicuri che almeno il valore minimo e il valore massimo degli RPM sia, diciamo, congruo con gli Hertz selezionati. La scheda madre la trovate su Amazon, lascio il link in descrizione, costa pochissimo, quindi è una modifica che se non avete la scheda sbloccata comunque consiglio di farla perché il bruciatore rimane molto più pulito. E, tra virgolette, se volete fare manutenzione una volta all'anno potete farla, se la carburazione del bruciatore vedete che non fa fumo e va bene, potete anche farla ogni 2 anni, quindi è un bel vantaggio. Allora, considerazioni finali. Ho acceso il bruciatore, effettivamente ha funzionato subito, immediatamente la prima accensione. Non fa fumo per niente, proprio niente. E la pompa effettivamente non si sente. Ora non ho fatto il video su come si sente, perché in realtà dall'altoparlante del telefono credo che sia che qualsiasi persona intelligente possa capire che l'audio del telefono non fa fede per nulla, quindi in realtà dovrete affidarvi a quello che vi dico io. Secondo me è molto più silenziosa, tanto è che fatico a sentirla. Con l'installazione in cui l'ho messa, come avete visto, dentro la scatola, in modo coibentata, la pompa precedente comunque ticchettava, si sentiva.
Questa qua sinceramente non riesco proprio a sentirla, anche perché aspirando da dentro c'è anche il rumore leggero del vento, della ventilazione, che supera il rumore della pompa. Ma questo accadeva anche prima, però la pompa la sentivo e la sentivo anche bene. La sostituzione della pompa ve la consiglio se vi dà fastidio il ticchettio, perché effettivamente la differenza è proprio sostanziale. Anche il link della pompa che avevo acquistato io qualche tempo fa ve lo lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda invece la scheda e il display, oggettivamente dovrò attestarlo per un po' di tempo, però effettivamente da tutte le notizie che sono riuscito a reperire online, effettivamente il beneficio sicuramente c'è. Anche perché capendo un pochino di ventilazione e di quant'altro, effettivamente è un bruciatore che è più ossigenato, c'è cioè più aria e lavora meglio, effettivamente ovviamente si imbratterà di meno e scalderà di più e in conseguenza consumerà meno. Detto questo, vi saluto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete la novità ricordatevi di selezionare la campanella perché è gratuita e soprattutto non si paga. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!